Salve a tutti e benvenuti a questa presentazione, possiamo dire regionale, della lista radicale Amnistia, Giustizia e Libertà. È stata presentata come lista di scopo. Lo scopo è proprio questo, dell'amnistia, della giustizia e della libertà. Tre temi che sono, diciamo così, inseriti l'uno in un tema, quello dell'amnistia, sul quale tema i radicali con Marco Pannella si stanno battendo per una situazione nazionale che è stata deprecata dall'Europa come qualcosa di insostenibile, ovvero il sovraffollamento delle carceri. L'ultimo intervento, quello di ieri e l'antieri del Presidente della Repubblica, che ancora auspicava che lui, il Presidente della Repubblica, che si intervenisse, diciamo, per risolvere questo tremendo problema. E come diceva Cesare Porcheria, è da qui, dalle carceri, che si vede la civiltà di un paese civile e civile, se lo Stato, diciamo così, delle carceri è civile. Lascio a voi le conclusioni. Giustizia e libertà vanno a braccetto con l'amnistia. L'amnistia, come dicevo prima, è qualcosa che tutti quanti, no? Il problema dell'amnistia, perché le carceri sono sovraffollate e quindi allo stato attuale è l'unico provvedimento che consente di risolvere in qualche modo momentaneamente la situazione. Si dicono tutti d'accordo, dici come no, cominciando a presentare la Repubblica, però si guardano bene, perché diciamocelo chiaramente, è qualcosa di non popolare, di antipopolare. E questo è il motivo per cui questa lista in un certo senso è stata esclusa da ogni raggruppamento e corre il rischio, se non la votiamo, di non raggiungere quel quorum o comunque di non avere un risultato importante. Dicevo, è tema che è condiviso da tutti, però ci si guarda bene. E quindi ci siamo ritrovati, come diceva Marco Pannella, da soli, ci siamo presentati da soli, anche se in ottima compagnia, nel senso dei candidati che sono presenti nelle varie circoscrizioni italiane, non in tutte purtroppo. Oggi parliamo qui chiaramente della lista alla Camera dei deputati, che è composta, poi la presenterà, diciamo, in maniera più approfondita Marco Marchese, ma giusto per dire che la capolista è Marco Pannella e chiude la lista Emma Bonino. C'è Lina Guerbi, che parlerà, venuta appositamente, chiuderà questa presentazione, questa conferenza stampa. Quindi non mi dilungo e do subito la parola a Marco Marchese, che illustrerà meglio i nominativi della lista. Bene, grazie Francesco, buonasera a tutte e a tutti. Allora, io svolgerò un breve intervento, in quanto tra quelli che parleranno sono l'unico non candidato insieme a Francesco, sono colui il quale si è preoccupato e ha coordinato la raccolta delle firme e la presentazione della lista qui in Calabria, per un verso. Per altro verso, tutti hanno dato una mano, si sono mobilitati i compagni calabresi in tutte quante le fasi abbastanza complesse, pure che poco si conoscono fra il grande pubblico, cioè su come si presenta una lista. Io voglio ringraziare prima di tutto Mina Guerbi per la presenza di oggi, la ringrazio di cuore Mina Guerbi, oltre a onorarmi, diciamo, dell'amicizia con lei, ci è stata sempre molto vicina anche in tante altre iniziative, non è la prima volta che interviene qua in Calabria, tutt'altro, anzi è intervenuta su diverse manifestazioni che abbiamo promosso nel corso degli anni. Una breve comunicazione di servizio:
La rivista La Calabria, curata da Filippo Curtosi e Giuseppe Candido, hanno messo a disposizione alcuni volumi che sono qua, che si intitolano appunto La Calabria. Qualora qualcuno fosse interessato, può versare un contributo, io lo dico perché ci sono stati donati e i contributi raccolti andranno a finanziare la campagna elettorale. Noi generalmente appunto i soldi per fare le campagne elettorali le chiediamo e non li rubiamo. Come potete vedere lì c'è anche un altro cartello, sono tutti uguali, ma forse è anche, ritengo anch'io che è quasi vero, tranne i radicali perché è l'unico partito che poi di volta in volta sceglie il suo simbolo elettorale, graficamente quasi sempre lo stesso, alcune volte è stato la rosa nel pugno, altre volte la lista del Mapolino, queste volte Amnistia, Giustizia e Libertà, ma sempre riconoscibile, sempre riconducibile ai radicali. I radicali negli ultimi 50 anni, negli ultimi 50 anni di presenza alle elezioni, che si sia trattato delle elezioni politiche, che si sia trattato delle amministrative o più recentemente, non hanno mai avuto la necessità di trasformarsi in qualche cosa di diverso, oppure avere remore, oppure vergognarsi di presentare la propria faccia, perché nella storia del nostro partito non si è mai verificato di qualcuno che abbia rubato, che è la cosa che oggi sembra che vada abbastanza di moda. E siamo alle prese oggi con una vera e propria Tangentopoli che rispetto a quella degli anni 90 in termini proprio di quantità e qualità soprattutto, oggi c'è stato un salto, un miglioramento notevole proprio a vedere le ultime notizie giornalistiche. La presentazione delle liste. Allora, delle liste, come diceva Francesco poc'anzi, prima di tutto bisogna segnalare che noi non abbiamo una lista presentata al Senato, non perché non c'erano candidati disponibili, tutt'altro, ma perché non ce l'abbiamo fatta raccogliere le firme. Anche se al Senato, ecco, vorrei anche chiarire, perché molti si sono chiesti come mai alla Camera ci volevano 1000 firme autenticate e certificate, al Senato ce ne bastavano 125 in meno, per cui ne bastavano 875, come mai al Senato non si è raggiunto il quorum della firma? Molto semplice, noi abbiamo avuto sempre il problema degli autenticatori, perché gli autenticatori in Italia diventa poi dopo quando si presentano le elezioni, non una questione di servizio, ma questione politica, e lo spiegherò un po' più nel dettaglio. Quindi cosa è accaduto? È accaduto che ci sono stati autenticatori che hanno raccolto firme per il Senato e che ci hanno potuto raccogliere firme solo per la Camera, proprio per non correre il rischio poi dopo di far firmare le persone due volte e farli incappare in una sanzione amministrativa anche abbastanza pesante. Allora poi dopo, un po' per mancanza di comunicazione, un po' perché i giorni sono stati pochi, un po' per la concitazione del momento, perché essendo che il tempo per raccogliere le firme è stato veramente poco, per cui quando le cose si fanno di fretta inevitabilmente si sbaglia, le firme per il Senato non sono state sufficienti per poter presentare la lista. Quindi Amnistia, Giustizia e Libertà sarà presente solo alla Camera. Ad oggi posso dire che non ci sono, e lo ripeto, non ci sono indicazioni ufficiali, nemmeno ufficiose, da parte degli organi dirigenti, dalla lista, dell'area radicale, per votare al Senato altri soggetti politici. Vedremo che cosa accadrà in queste ultime due settimane di campagna elettorale. La lista alla Camera è aperta come capolista da Marco Pannella, chiusa da Emma Bonino, poi registriamo come secondo capolista Giuseppe Candido, che è militante radicale già da molti anni qua in Calabria, poi c'è Riccardo Cristiano che interverrà anche lui fra poco, Maurizio Bolognetti che è un militante storico radicale che non è calabrese, e lucano però molto vicino a noi calabresi, che si è distinto nel corso degli anni per le sue battaglie ambientaliste. Emilio Pintieri interverrà fra poco, per cui non dico nulla perché poi dopo si presenteranno loro da soli.
Arcangelo Macedonio dalla provincia di Reggio Calabria, trapiantato a Bologna, è un nostro compagno militante pure dell'Associazione Radicale Certi Diritti, Ernesto Biondi, che invece si occupa da diversi anni delle questioni radicali e che porta avanti le nostre istanze nella zona di Scalea, diciamo nell'Alto Tirreno Cosentino. Adele Anna Concolino Mancini, che ho qui accanto a me, docente universitaria, e Antonio Lento di Fuscaldo, poi abbiamo uno studente universitario, Armando Presta, che poi dopo interverrà, Raffaele Fortino, Vincenzo Antonelli, Alessandro Barchesi, Gaia Rosini, Nina Guelbi, abbiamo detto prima, Gianfranco Spadaccia, che è uno dei militanti più storici del Partito Radicale, Veronica Orofino e poi dopo il federalista Emma Bonino. Come è andata la presentazione della lista? Tutto sommato bene. Io non faccio l'elenco perché sarebbe lungo e con il rischio pure di dimenticare qualcuno, però vorrei ringraziare di cuore tutte le persone, candidate, non candidate, tutti coloro che ci hanno aiutato nella raccolta delle firme, perché operazione sempre abbastanza complessa. Soprattutto ringraziamo anche gli autenticatori che si sono resi disponibili, perché raccogliere le firme significa raggiungere le persone, farle firmare, fare in modo che la firma sia autenticata e poi dopo certificata, quindi tutto un insieme di procedure amministrative che è abbastanza complessa. Io a questo punto ho concluso la mia parte, per cui ridò la parola a Francesco Loduca, il quale poi vi presenterà gli altri, e vi ringrazio. Allora, intanto, prima di chiamare Armando Pressa, volevo ringraziare i compagni, gli amici presenti, numerosi, nella sala. Cominciamo dal fondo, gli amici di Vippo, poi ci sono gli amici di Tropea, quelli della parte ionica di Sennia, capitanati dal nostro candidato Giuseppe Candido, e gli amici della parte tirrenica, che già ha parlato Marco Marchese, e anche Armando Presta, che viene da Praia Mare. Come è stato detto, è uno studente universitario e attivista di diritti civili, ma il resto ce lo dirà lui. Salve a tutti e a tutte, sono Armando Presta, vengo appunto da Praia Mare, sono studente all'Università della Calabria della Facoltà di Ingegneria. Sono, come nel tempo libero, sono un attivista gay per le campagne civili, in particolare per la sensibilizzazione contro l'omofobia con i gruppi di Calabria Radicale, Certi Diritti e Quali d'Italia. Sono ormai troppi anni che noi tutti aspettiamo all'interno dell'agenda politica di un governo che vengano inserite delle leggi ad hoc che tutelino i diritti, che tutelino e limitino le discriminazioni che ad oggi qualcuno qualcuno di noi subisce costantemente, anche per colpa di quella parte di legislatori poco attenti alle politiche sociali. Ed è in nome della nostra Costituzione, che negli articoli fondamentali ci garantisce la parità di trattamento senza discriminazioni di sesso, religione, sezione culturale, che oggi non possiamo più disattendere i basilari provvedimenti che la comunità civile ci sta chiedendo ormai da gran voce da molto tempo. La libertà di scelta, la possibilità di scegliere cosa sia giusto per noi o per chi ci è vicino. In merito alle campagne di parificazione dei legami affettivi tra soggetti consenzienti, siamo rimasti ormai pochi stati nell'Unione Europea che non ha ancora espresso nessun giudizio riguardo di leggi contro omofobia o comunque per la verità dei legami, che ormai quindi non può essere più un tema di secondo piano, a mio parere. Quindi al popolo civile può interessare sì come venga vista il nostro Stato sotto aspetto economico degli altri Stati membri europei. Però penso che per noi cittadini italiani sia importante sapere quali siano i nostri diritti e come poter esercitare nei confronti della legge, appunto. Quindi il dovere di correre
il dover ufficializzare un matrimonio all'estero da parte di coppia omosessuale, comunque, che poi comunque effettivamente in Italia non ci garantisce nessuna prestazione, come ad esempio la garanzia in degenza ospedaliera, reversibilità della pensione, successione in caso di decesso di partner, o semplicemente accessi a bandi di concorsi locali per edilizia pubblica. Infatti penso ai referendum per il divorzio del 74 e per l'aborto dell'81, in cui il popolo italiano fu chiamato ad esprimere una propria opinione riguardo di temi etici, come quello appunto anche del referendum di omosessualità, e come lo Stato rispose, come il popolo rispose a questa chiamata, nel rispetto della libertà di scelta del singolo cittadino. E quindi non immagino oggi una civiltà senza queste fondamentali provvedimenti presi all'epoca. Quindi auspico che, come nei periodi civili, nei prossimi 5 anni l'agenda di governo sia uno dei punti fondamentali che le forze politiche in carica nei prossimi 5 anni prenderanno, come è già presente in tutte le liste dei programmi elettorali da sinistra, destra, centro, tutti ne parlano, che purtroppo che promettono, però purtroppo ancora oggi è completamente in attesa la nostra richiesta. Bene, quanto presta, andiamo avanti, siamo a Lamezia Terme, in questo Terme che ci ospita, e abbiamo un candidato proprio lametino di Lamezia Terme, Riccardo Cristiano. Buonasera a tutti e a tutte, io condivido pienamente l'intervento di Armando Prensa che mi ha preceduto su tutti i temi dei diritti civili, perché sono diritti inviolabili di tutti i cittadini dinanzi alla legge. Io lavoro alle Poste, sono un impiegato e sono anche impegnato a livello sindacale, inoltre sono il presidente di un'associazione che è Liberi TV, che in questo momento tra l'altro sta riprendendo l'intero evento. E Liberi TV nasce dal bisogno appunto di visibilità. Noi stessi radicali siamo spesso vittime dell'assenza sui comuni mezzi di informazione, che possono essere i giornali, le televisioni, come altri candidati, poi altri esponenti politici che purtroppo non hanno spazio sui mezzi di informazione. Io credo che votare una lista come questa, Amnistia, Giustizia e Libertà, sia importante. Prima si spiegava l'importanza dell'amnistia. L'amnistia è importante perché le carceri italiane sono, diceva qualcuno, una discarica sociale, e sono appunto addirittura 170.000 i processi che all'anno vanno in prescrizione. Quindi l'amnistia alla fine è un bisogno di civiltà, io credo. Addirittura poi si parla anche di 2.000 condanne della Corte Europea dei diritti dell'uomo nei confronti dell'Italia, pensate, 2.000 condanne. E poi, se mi ricollego un attimo a quello che diceva prima Armando, ci sono addirittura anche i suicidi in carcere. I suicidi in carcere sono una piaga che colpisce non soltanto le persone eterosessuali, ma anche gli omosessuali presenti in carcere. Per non parlare poi della legalizzazione in generale e dell'antiproibizionismo. Pensate all'ultima frase, che è libertà. Libertà significa tante cose, significa libertà di cura, libertà di scelta, libertà di ricerca, libertà di antiproibizionismo, che è una battaglia radicale fondamentale. Io questa volta invece vorrei soffermarmi sulla libertà di cura, perché c'è un nostro compagno radicale che da anni anche lui si batte come Mina Welby per le libertà di cura. Questo compagno si chiama Andrea Trisciuoglio. Vi consiglio di andare a cercarlo su internet, perché la sua storia è paradossale. E vi voglio leggere una lettera di Andrea Trisciuoglio, non vi ruberò molto tempo, però è una lettera importante che la dice lunga sui bisogni mancanti in Italia, che purtroppo il governo italiano, tutti i governi che si sono alternati poi alla fine destra e sinistra, non sono riusciti a colmare queste lacune.
La lettera inizia così: mi chiamo Andrea Triscioglio e ho 30 anni. Il 20 febbraio 2006 mi hanno diagnosticato una sclerosi multipla, una malattia cronica del sistema nervoso centrale e encefalo e midollo spinale in cui la mielina, la sostanza che avvolge le fibre nervose, per motivi ancora sconosciuti, viene distrutta dal sistema immunitario, alterato in più zone. Molti ricorderanno anche quella data per quella tragica casualità che vedeva Luca Coscioni spegnersi lo stesso giorno. Quando compare una disabilità, essa insegna a sfruttare al meglio le abilità residue. Della mia malattia, di questa intrusa, la cosa più importante è di averla trasformata in un'occasione di rinascita e la lotta politica, di aver avuto il coraggio di trasformare il mio privato in res pubblica, di voler ribadire che la persona malata è anzitutto persona e come tale ha diritto a vivere un'esistenza piena. Un giorno spero che il neurologo mi chiami in seguito ad un trapianto di cellule staminali e mi dica: sulle lastre non riesco più a vedere le placche, la guaina mielinica che ricopre i tuoi nervi si è riformata, il tuo sistema immunitario non sarà più alterato. Ma qui in Italia, con l'infelice legge 40 del 19 febbraio del 2004 su procreazione medicalmente assistita e libertà di ricerca scientifica, vieta l'utilizzo delle cellule staminali embrionali per la ricerca. Al momento non si sa se ancora siano meglio le staminali dell'adulto, del cordone ombelicale o di quelle embrionali. L'unico modo per saperlo è studiarle tutte, riavviare anche qui la ricerca scientifica. Si fa un gran parlare di questo, della sacralità dell'embrione, ma mi chiedo, il malato cos'è? Se il nostro paese continuerà a essere vittima dell'oscurantismo antiscientifico, milioni di cittadini come me continueranno a essere condannati all'irresponsabilità della politica prima della gravità della malattia. Sembra strano che a me sia parlato di questa malattia solo dopo che la poverina, la vedova Pavarotti, ammise pubblicamente di averla e con i suoi 180 milioni di euro si sia andata a curare in America. Perché non si è fatto curare da uno dei splendidi, magnifici, meravigliosi, efficientissimi centri di cura e di ricerca? Forse perché noi abbiamo ancora la legge 40 e la ricerca è bloccata in questa italiuccia? Bene, Andrea Triscioglio si rivolge a tutti con questo appello, e l'appello è quello della libertà. Adesso, se andrete a fare il vostro dovere di elettori, pensate anche che vivete in un paese dove una persona che è malata non ha la possibilità di scegliere di curarsi, e quindi siamo tutti in catene, siamo tutti carcerati, e l'unica libertà è votare la lista Amnistia, Giustizia e Libertà. Io vi ringrazio e grazie della vostra presenza qui oggi. Grazie a Riccardo Cristiano, che come abbiamo detto è il numero 3 della lista. Lo dico tanto per il porcello, ma non facciamo pubblicità né per uno né per l'altro, no? E questo mi rivolgo ai colleghi giornalisti proprio per sottolineare ancora una volta che questa lista, come potete vedere, è una lista che di scopo che esprime molti contenuti riconducibili storicamente anche al tema dei diritti civili, che riguarda, diciamo così, come abbiamo detto, il problema carcerario, il problema che è stato evidenziato poc'anzi da Riccardo Cristiano della vita, della salute, del diritto di curarsi e così via. Ma sicuramente ci parlerà di questi aspetti il prossimo candidato, Giuseppe Candido, che viene da Sellia. Con lui ci siamo conosciuti all'epoca della presentazione della lista della Rosa del Fulmine. Ecco, Giuseppe Candido. Buonasera a tutti, innanzitutto grazie veramente a tutti quanti, e soprattutto io ringraziare Nina Welli, che ha fatto un viaggio con questi tempi, con questo freddo, su un treno, scendendo da oltre, ovviamente ringraziare anche la presenza di Radio Radicale che è venuta qui a registrare l'evento della presentazione della lista, di questa che definire campagna elettorale secondo me è un eufemismo, perché tutto è tranne che una campagna elettorale di elezioni democratiche. Io vorrei pure spiegare questo perché vorrei sottolineare alcuni aspetti dell'illegalità di questa campagna elettorale.
Il primo aspetto che vi faccio notare, e faccio notare alla stampa, perché di questo è coinvolta direttamente, questa è una conferenza stampa, il fatto che per 5 anni sono state completamente cancellate quello che la legge prevede, le tribune elettorali. Quindi gli elettori adesso non sono, diciamo, informati di nulla, se non da quello che avviene, diciamo, nei dibattiti dei salotti televisivi, dove ovviamente i radicali sono sistematicamente esclusi. L'altra parte di incertezza, ve lo ricordate tutti, è l'appello di Napolitano a portare fino a termine la legislatura. Questo non è avvenuto, prima si doveva votare forse a marzo, poi si è tornati indietro a febbraio per poi ripassare a marzo e ritornare adesso al 24 e 25 febbraio, con tutto quello che ciò comporta, le conseguenze anche per chi vuole raccogliere in maniera legale diciamo le firme, tutto quello di cui parlava Marco Marchese, il problema della presentazione. Il terzo punto di incertezza del sistema elettorale che mi sono appuntato è stato appunto quello del diritto dell'elettore a scegliere i candidati, di cui parlava pure Loduca. Questa è una legge elettorale, il Porcellum, che adesso ce n'è un'altra cosa, cioè noi non possiamo votare i candidati, quindi non potrete scegliere se votare Giuseppe Candido piuttosto che Riccardo Cristiano. Io vi davo una notizia, io avevo chiesto una cosa sola: dai la disponibilità alla tua candidatura, dice sì, purché mi mettiate all'ultimo posto, perché non voglio essere avere visibilità su questa candidatura. Bene, la posizione è stata forse perché nell'ultimo posto non si poteva spostare la certificatrice della lista, Emma Bonino. E quindi io adesso mi ritrovo in questa virtuale capolistatura di una campagna elettorale che democratica non è. Adesso invece la par condicio, adesso siamo nella par condicio in cui ovviamente le tribune elettorali sono rilegate alle 24 di sera, mi raccomando mettete la sveglia perché ci toccheranno 3 minuti e mezzo, dopodiché sempre nei salotti televisivi si continueranno a mandare sistematicamente Berlusconi che taglia l'IVU, e quell'altro che gli risponde la taglio pure io. Avessero fatto questo, diciamo, qualche giorno prima di fare il bonifico il 17 dicembre per pagare l'IMU, diciamo che gli italiani sarebbero stati forse un po' più contenti. E allora arriviamo alle vere motivazioni per cui io ho deciso di spendere la faccia con questa candidatura, per cui io ringrazio Marco Pannella perché ci sta dando la possibilità di compiere insieme a lui una battaglia che i radicali stanno compiendo, stanno portando avanti da 30 anni contro quello che è un crimine sistematico e strutturale che commette lo Stato italiano. Oggi non ci possiamo più tirare dietro, nascondere dietro un dito. Non è Pannella il ristrione della politica italiana a dire le carceri sono in condizioni illegali, no, è la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che ci dice che sistematicamente, anzi la parola che mi pare che è stata usata è sistemicamente, sistemica, è strutturale, è la violazione dell'articolo 3 della Convenzione dei Diritti dell'Uomo che prevede i trattamenti inumani e degradanti. Quindi noi viviamo in questo Stato che non rispetta la sua stessa legge. Quindi per uscire da questa flagranza criminale, la lista di scopo propone questi 3 punti. E il primo è propedeutico, serve, necessario, perché qualcuno dice che l'amnistia non è una riforma strutturale. No, è strutturale, perché l'amnistia, senza l'amnistia, non puoi alleggerire il carico di 10 milioni, 9 milioni di processi pendenti. Allora, qua abbiamo il volantino che poi verrà distribuito con i dati, 9 milioni di processi pendenti. Io vorrei sapere come fa un imprenditore che viene in Italia, ma dico pure in Calabria, vogliamo promuovere lo sviluppo. Qualcuno stamattina su Calabria Ora diceva idee per lo sviluppo, idee dei candidati per lo sviluppo della Calabria. Beh, intanto abolire la 'ndrangheta e poi vedremo come. Ma questo come fa un imprenditore se sa che matematicamente, statisticamente ci vogliono 10 anni per recuperare un credito di uno che non ti paga? Investireste voi in Italia?
non parliamo della Calabria, dove poi ci abbiamo pure, aggiungiamo, il problema della Calabria. L'altro dato che troverete sul volantino, che io voglio sottolineare uno a uno, il 40% di coloro che viene trattato in maniera inumana e degradante non è condannato in via definitiva, cioè non ha subito una condanna definitiva per cui poi i politici, se non l'hanno subita, possono tranquillamente candidarsi. No, molti sono di questi sono in attesa di giudizio, è il 40%, e la metà di questo 40% in maniera statistica è provato che verrà riconosciuto come innocente. Quindi noi stiamo trattando in maniera inumana e degradante non solo persone che hanno commesso dei reati che è giusto detenere in maniera, ovviamente, come la Costituzione prevede, in maniera umana e non degradante come avviene. Però l'altra metà che stiamo trattando in questa maniera, rendiamoci conto che lo Stato sta trattando dei cittadini che probabilmente risulteranno innocenti dopo il processo. 2000 condanne della Corte Europea, questo dato gli è stato già snocciolato, e allora arriviamo alla seconda parola, amnistia propedeutica alla riforma della giustizia. I radicali, anche su questo non è una cosa che diciamo esce oggi. La riforma della giustizia è importante perché altrimenti ne paghiamo tutti le conseguenze. Questa votare amnistia, giustizia e libertà non serve solo alle persone detenute per, diciamo, non è solo un atto di clemenza. Io dico, insieme alla clemenza c'è pure la pragmatica convenienza. Ho fatto prima l'esempio dell'imprenditore. Ma tutti sappiamo quello che può succedere a tutti noi con la mala giustizia, essere per sbaglio incriminati, Enzo Tortora è un caso, e avere in tutto ciò un trattamento inumano e degradante al quale, attenzione, è vero, dice, c'è l'ingiusta detenzione, i radicali fecero un referendum su questo, la responsabilità civile dei magistrati. La risposta della politica, che è abituata a tradire i referendum, la partitocrazia, ne parlerei più che di politica, perché la politica con la P maiuscola non avrebbe tradito la volontà degli elettori che chiedevano un'effettiva responsabilità civile dei magistrati. No, la politica ha detto bene, la responsabilità civile del magistrato, quando sbaglia, la paga il cittadino con le tasse. Cioè sarà lo Stato a ripagare il cittadino, quindi è il cittadino stesso che si ripaga dell'ingiusto processo e dell'eventuale ingiusta detenzione. Separazione delle carriere, il rinnovamento della magistratura e del Consiglio Superiore della Magistratura oggi è influenzato politicamente dalle nomine, occorrerebbe quantomeno sfasare queste nomine. La riforma del principio dell'azione penale, su cui i radicali da anni si battono, e della responsabilità effettiva. E poi c'è un discorso anche economico di quanto ci costa la giustizia in Italia e quanto la giustizia costa ai cittadini italiani per i distacchi fuori ruolo che hanno i magistrati, che continuano a mantenere stipendi, avanzamenti di carriera, pur avendo di fatto un distacco presso qualche altro ministero o il Ministero di Grazia e Giustizia stesso. E poi arriviamo a un punto che forse oggi questo della riforma della giustizia è sotto gli occhi di tutti, Ingroia che si candida, Piero Grasso che si candida, ma lo vogliamo disciplinare il diritto di eleggere? Noi radicali siamo per far candidare anche i preti, però lo vogliamo disciplinare questo diritto di elettorato passivo dei magistrati, che non è possibile che i magistrati si candidino nel loro distretto dove hanno operato come pubblici ministeri e che quindi magari hanno potuto utilizzare la giustizia in un po' in maniera, tra virgolette, artigiana? Allora, queste sono le proposte della lista amnistia, giustizia e libertà, perché la terza parola, che si coniuga con i diritti civili di cui parlava Riccardo e Armando, che si coniuga anche con un discorso, la parola antiproibizionismo, non ce ne usciamo, perché l'amnistia, è vero, se tu fai l'amnistia e non depenalizzi alcuni reati che amnisti, di cui mi pare il provvedimento di amnistia, è chiaro che non esci fuori. Dopo un po' le leggi criminali e criminogene che creano oggi
l'affollamento delle carceri sono la legge Bossi-Fini, la legge Fini-Giovannardi, che rende criminale un ragazzo che si fuma una canna, o che l'altra rende criminale un qualsiasi immigrato clandestino che magari sarebbe più conveniente rispedire a casa sua se non ha, diciamo, un motivo di asilo politico, ma non certo fargli un procedimento penale che oltretutto ha un costo anche economico. E chiudo allora a questo punto il mio intervento. Io mi ero appuntato tante cose da dire, però è giusto pure dare la parola agli altri candidati. Però due righe, due cose, scrivi le mie idee, Calabria faceva la proposta in un quotidiano, scrivi le tue idee per la Calabria. Io qualche idea l'ho scritta, perché rientriamo sempre nel discorso della legalità. Superamento dell'emergenza rifiuti, oggi abbiamo tutti i rifiuti peggio di Napoli sotto gli occhi. L'epopea di un disastro annunciato l'ho chiamata io in un articolo che scrissi nel 2011. Erano già nel 2011 15 anni in cui veniva prorogata il commissariamento, e attenzione, un commissariamento è sempre una deroga alla legge. Tu per dare un incarico, un appalto, devi seguire la normativa antimafia, deroghiamo col commissariamento, senza normativa chiamiamo chi per urgenza conviene chiamare. Se l'urgenza è breve, questo funziona. Se l'urgenza dura 18 anni, questo produce un sistema di illegalità diffusa dove prende il sopravvento l'andrangheta. Noi lo sappiamo tutti che il sistema di rifiuti in Calabria è gestito dall'andrangheta, e la partitocrazia si spartisce i finanziamenti che arrivano dalla comunità europea senza produrre un miglioramento alcuno per la Calabria. Quindi, uno, è depurazione. Stesso ragionamento vale per il ragionamento dei rifiuti liquidi. Poi il risanamento del dissesto idrogeologico, ancora qualcuno parla e sento proposte del ponte sullo stretto, e io considero come se noi avessimo due palazzi fatiscenti, tutti e due diroccati, tutti e due con le finestre rotte, tutti e due con i bagni che non si può andare in bagno che è tutto rotto, e che facciamo con i 40-50 mila euro che nemmeno abbiamo in tasca, ci dobbiamo prestare e fare un mutuo? Decidiamo di fare una bretella che colleghi il mio terrazzo con quello della palazzina a fondo per evitare di fare le scale. Mi pare una cosa normale. Ancora si discute di questo. Noi abbiamo il rischio idrogeologico, il rischio sismico. Guardate, nelle parole amnistia, giustizia e libertà non c'è la terza parola, rischio. Strage di legalità significa strage di popoli, di persone. Pannella parla del rischio vulcanico Vesuvio, Campi Flegrei di Napoli, e propone per questo la capolistatura di Aldo Loris Rossi in Campania. Qui non credo l'abbia fatto per lo stesso motivo, però io mi trovo casualmente ad essere, oltre che insegnante di scuola media, sono geologo, quindi queste cose del rischio sismico le so. E ho scritto più volte di questo, dicendo un concetto semplice: non è mai il terremoto, guardate, il terremoto non ha mai ucciso nessuno, sono sempre i mattoni che ti cadono sulla testa. Quindi adeguamento sismico degli edifici esistenti, se si possono adeguare, o comunque se non si possono adeguare, rotterazione, soprattutto di quelli pubblici. Stiamo parlando di scuole pubbliche che in Calabria normanno, cadono a pezzi, e come c'è un minimo di vibrazione, lo sciame sismico che dura da un anno a un anno, i ragazzi non possono andare a scuola. Molte scuole in Calabria non hanno neanche l'adeguamento antisismico. Io mi occupo come sindacato della scuola, mi occupo anche di questo. Molte scuole in Calabria, io posso affermarlo, manca l'adeguamento e il certificato di idoneità statica tra i documenti di valutazione dei rischi del fabbricato. Quindi rotterazione sismica. Sconfiggere l'andrangheta si può con l'antiproibizionismo, prendendo la lezione di Al Capone. Cioè, nel 1929 il proibizionismo in America aveva causato
qualcosa di impressionante. I gangster erano diventati i padroni economici dell'America, come la Calabria, e oggi la 'Ndrangheta compra l'economia legale milanese con i soldi illegali che ha, diciamo, introitato con i traffici della droga. Non il professore Candido, non Giuseppe Candido, ma il procuratore, l'ex procuratore nazionale dell'amministrazione, direzione del settore antimafia, Piero Grasso, che oggi è candidato. Lui dice che il fatturato delle mafie si aggira intorno a 60 miliardi di euro all'anno e che quello che viene sequestrato, badate bene questa cifra, è il 10%. Chi di voi non sarebbe disposto in questo tipo di mercato a sottrarre il 10% dei profitti e qualche manovalanza pur di mantenere la terra? E quindi è il proibizionismo che alimenta la 'Ndrangheta e poi si compra Milano. Chiudo. Per rendere tutto questo fattibile, un'altra parola: trasparenza nelle istituzioni, che noi chiamiamo, come radicali chiamiamo ADE, anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati. Se noi, io ancora sto aspettando la risposta dei consiglieri regionali eletti nel 2010, che avrebbero avuto l'obbligo dopo 3 mesi di presentare le spese sostenute in campagna elettorale, oltre che i loro redditi, i loro patrimoni, i loro interessi finanziari. Guardate, perché un elettore può sapere, può essere importante sapere di un eletto se ha un terreno piuttosto che un'azienda che poi prenderà delle commesse dalla regione, o un terreno che diventerà stranamente edificabile pur essendo magari su qualche frana. Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati, per garantire quella che oggi non c'è e che permette i casi Fiorito, Batman, Fiorito, e che poi l'anomalia tutti uguali tranne i radicali emerge reale. Noi restituiamo 360.000 euro, un bonifico fatto da Rocco Berardo e Giuseppe Rosso di Vita a favore della regione Lazio per restituire i soldi che non avevano speso. Perché, attenzione, ve lo sottolineo e chiudo l'intervento, spenderli in campagna elettorale ora è la stessa cosa che fare ospite e gip. Grazie. Grazie Giuseppe Candido. Volevo un attimo dare qualche dato, sempre per meglio comprendere la denominazione di questa lista. Amnistia, giustizia e libertà, cioè l'amnistia che si spiega con la giustizia, perché in Italia sono 9 milioni il numero dei processi arretrati, 10 anni ci vogliono, media, questo 10 anni si superano tranquillamente, di attesa per una sentenza definitiva, 40% sono in attesa di giudizio, rispetto a 170.000 processi che all'anno vanno in prescrizione. Questo è lo scandalo, questo è il vero scandalo. Quest'altro dato: negli ultimi 10 anni sono stati 600 i suicidi nel carcere. Ecco, così si arriva a quella cifra detta in diversi notiziari di 65.000 persone detenute in 45.000 posti, cioè sedi carcerari, quasi il doppio di quello che dovrebbe essere il numero stabilito dalla legge. Infine, ecco perché arriviamo a queste 2.000 condanne della Corte Europea per i diritti umani nei confronti dell'Italia. Ecco, tema della lista, dello scopo di questa lista, ecco, si incomincia, diciamo così, a chiarire, e secondo me assume importanza. Però andiamo avanti, perché nel frattempo ci ha raggiunto un altro candidato che viene da Cetraro, ed è un altro candidato giovane, sottolineo, calabrese, che è Emilio Enzo Quintieri. Prego. Buonasera a tutti, perdonate il ritardo, ma non sono riuscito a vedere prima.
Intanto io non vorrei essere ripetitivo, e credo che molte delle cose siano state già affrontate dagli altri compagni. Vorrei solo dare qualche dato più specifico della situazione penitenziaria in Calabria, recente, quindi al 31 gennaio del 2013. Noi abbiamo in Calabria 12 istituti penitenziari che sono in grado di ospitare 1.851 persone, anche se il Ministero della Giustizia falsamente, adesso vi spiego il perché, afferma che sono 2.151. Abbiamo 2.960 detenuti presenti, di cui 68 sono donne, 481 di questi sono stranieri. Ora vi elenco quelle con la relativa posizione giuridica. 864 di questi sono imputate ed in attesa di quindi un primo giudizio, 313 sono appellanti, 163 sono i ricorrenti in Cassazione e 107 sono quelli misti, cioè che hanno almeno una condanna definitiva, però sono imputati in altri procedimenti penali. Per un totale delle persone imputate, quindi presunte innocenti secondo quanto stabilisce l'articolo 27 della Costituzione, 1.447 persone. I condannati definitivi, cioè quelli che sono stati riconosciuti con sentenza irrevocabile colpevoli, sono la metà, quindi 1.512. Abbiamo 82 ergastolani, la maggior parte di questi sono stativi, perché come qualcuno non sa, l'ergastolo si divide in due tipi: uno è l'ergastolo semplice, l'altro è quello stativo, cioè quello veramente perpetuo, dal quale i detenuti usciranno solo dopo morti per essere trasferiti al cimitero. Ed è quello che noi stiamo insistendo sia alla Camera che al Senato per farlo abrogare. Poi un altro dato che voglio dare, diciamo che 855 persone detenute hanno una pena residua inferiore ai 3 anni che potrebbero beneficiare quindi di sanzioni alternative alla detenzione in premuraria e invece stanno in carcere. E 615 di queste hanno un'età compresa dai 18 ai 29 anni. Relativamente ai singoli istituti, vi do i dati, così potete anche sapere insomma, il sovraffollamento carcerario che esiste nei nostri istituti e per i quali insomma, siamo stati recentemente condannati più volte dalla Corte di Strasburgo. Allora, nella provincia di Cosenza abbiamo 4 istituti. Allora, abbiamo quello di Castrovillari, che ha una sezione maschile e femminile con una capienza regolamentare di 146 posti, mentre il totale dei detenuti presenti sono 268. Di questi 102 sono donne e 32 sono gli stranieri. Poi abbiamo quello di Cosenza, solo maschile, con una capienza regolamentare di 209 posti, mentre ne ospita 316, di cui 41 sono stranieri. Poi abbiamo quello di Paola, che è una casa circondariale, la capienza regolamentare 161, ne ospita 260 e gli stranieri sono 89. Poi abbiamo quello di Rossano, che è sia una casa di reclusione e una casa circondariale, con una capienza di 233 posti e ne ospita 365, 73 sono gli stranieri. Poi nella provincia di Catanzaro abbiamo 2 istituti. Uno è quello, il più grande della Calabria, che è quello di Siano, che ha una capienza regolamentare di 354 posti e ne ospita 567, di cui 57 sono gli stranieri. Poi abbiamo la casa circondariale di Lamezia Terme, che ha una capienza regolamentare di 30 posti e ne ospita 76 e i detenuti stranieri sono 24. Poi abbiamo la casa circondariale di Crotone, che ha una capienza regolamentare di 75 posti, 7 sono le persone ospitate, 3 sono gli stranieri perché sono in corso di lavori di ristrutturazione. Poi avevamo la casa di reclusione di Laureana di Borrello, che era un istituto a custodia attenuata,
in grado di ospitare 34 posti, che è stato chiuso dal Ministero della Giustizia, però verrà riaperto prossimamente. Poi abbiamo la casa circondariale di Locri, a Reggio, che ha una capienza di 83 posti, con i detenuti presenti sono 143, di cui 22 sono gli stranieri. Poi abbiamo quella di Palmi, con una capienza di 140 posti, i detenuti presenti sono 250, 13 gli stranieri. Poi abbiamo quella di Reggio Calabria, che è una casa circondariale, con 149 posti, mentre i detenuti sono 349, qui abbiamo anche una sezione femminile, le donne sono 30 e i detenuti stranieri sono 36. Poi, per ultimo, abbiamo quella di Vibo Valentia, che è una casa circondariale, che ha una capienza ricettiva di 274 posti e invece i detenuti ospitali sono 315, di cui 42 gli stranieri. Chiuso questo capitolo, vorrei informare degli ultimi provvedimenti che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia ha adottato proprio in materia penitenziaria. Allora, l'istituto di Catanzaro, quindi quello di Siano, come dicevo che è il più grande, sarà destinato a case di reclusione e il nuovo padiglione, che è stato recentemente ristrutturato con una capienza ricettiva di 300 posti, sarà destinato ad ospitare i detenuti della media sicurezza. A Catanzaro abbiamo, quindi a Siano, abbiamo vari circuiti differenziati. Ci sono quattro sezioni dell'alta sicurezza, quindi abbiamo la S1 che ospita gli ex 41 bis, abbiamo la S2 che ospita i detenuti condannati per terrorismo, quindi brigatisti, anarchici, poi abbiamo la S3 che è quella sezione che ospita i detenuti imputati o condannati per reati attinenti alla criminalità organizzata. E poi abbiamo le sezioni di media sicurezza, dove ci sono tutti i detenuti. Poi gli istituti di Reggio Calabria e di Arghillà saranno destinati a case circondariali, quindi Arghillà è un carcere diciamo attualmente chiuso, però verrà riaperto a breve, la data di riapertura è prevista per maggio 2013. Per aprile sarà riaperto il carcere di Laureana di Borrello, quello di Paola invece sarà aggiunta un'altra sezione ristrutturata da 50 posti per custodia attenuata, quindi per tossicodipendenti, alcolisti. Lamezia invece c'è un decreto del Dipartimento con il quale l'istituto viene soppresso. Recentemente come radicali siamo stati in occasione siamo stati lì al carcere con il senatore Ferrante del Partito Democratico a fare una visita ispettiva. La mattina abbiamo raccolto le firme tra i detenuti per la lista Amnistia, Giustizia e Libertà, nel pomeriggio abbiamo fatto questa visita ispettiva, perché come radicali abbiamo ricevuto varie lettere da parte dei detenuti di condizioni disastrose in cui versa la struttura e nelle quali sono costretti a sopravvivere. Abbiamo visitato tutte le parti e abbiamo rilevato effettivamente che gran parte delle cose che ci venivano raccontate e per le quali comunque abbiamo depositato diversi atti di sindacato ispettivo in Parlamento corrispondono al vero. Mi riferisco in particolare all'assenza di attività trattamentali nel carcere, alla mancanza di riscaldamenti, prima avevano un'ora di riscaldamento, dopo le nostre interrogazioni siamo arrivati a farne avere 4, 2 la mattina e 2 il pomeriggio, e la mancanza dell'acqua calda nelle celle, quindi le detenute sono costrette a farsi la doccia con l'acqua fredda per di più durante le ore d'aria, che sono 2, quindi o decidono di andare all'aria oppure decidono di farsi la doccia con l'acqua fredda. Ovviamente queste sono condizioni intollerabili e inaccettabili in uno Stato costituzionale di diritto,
e quindi per questo anche la, proprio per questo anche la, la Corte Europea ci continua a condannare. Come radicali abbiamo già detto chiaramente che assisteremo i detenuti a far presentare ricorso alla Corte di Strasburgo ed abbiamo avuto già la disponibilità dell'avvocato Giuseppe Rosso di Vita, che è il nostro consigliere regionale a Lazio, per sostenere queste persone private della libertà dinanzi agli organi giurisdizionali internazionali. Grazie. Grazie a te, professore. Quindi, non scopro la tarda se dico che tempo fa ho avuto occasione di visitare dei paesi civilissimi, quali la Finlandia, dove tutti questi problemi che accuratamente venivano, diciamo così, elencati prima, non ci sono, e dove la situazione carceraria è all'opposto della nostra. Spazio. Cioè, sta... 90 stanno chiudendo la carcere. Ma ti dico che in Finlandia proprio non è questione di non devono essere degli hotel, non è questo il punto, è che quel minimo, diciamo così, quel minimo di civiltà deve essere garantita, e non per niente sono stati questi civilissimi, dove non tanto il reddito pro capite è maggiore, ma è la qualità della vita veramente, veramente migliore, e non sono, come il nostro, purtroppo degli stati delinquenti. Andiamo alla conclusione. Consentitemi di sottolineare ancora una volta che veramente, e l'avete visto, diciamo così, lo vedremo col finale, che questa lista alla Camera è secondo me una bella lista, di tutto rispetto. Perché? Intanto abbiamo, diciamo così, la presenza in lista e per tramite nella misura della campagna elettorale, la presenza di tre campioni italiani, europei, dei diritti civili, che sono Marco Pannella, Emma Bonino e Gianfranco Spadacci, che sono presenti in lista. Dei diritti civili, fin dai tempi e ancora prima del divorzio, dell'aborto, c'è una storia, ecco, non dico niente di nuovo in questo senso, ma anche, ma anche l'importanza, nello stesso tempo, questa lista esprime una grande territorialità, e l'avete visto, cioè, perché quelli che hanno parlato finora sono tutti calabresi, che vivono, lavorano e operano, diciamo così, in Calabria, quindi in questo senso, diciamo così, è anche una bella lista. E poi, infine, abbiamo il piacere e l'onore di avere in lista ed avere oggi qui con noi Dina Guelbi. Ecco, Dina Guelbi appunto è la moglie di Guelbi, lo ricordiamo tutti, diciamo, in particolare mi ricordo che era creato, aveva fatto le veglie a Sendia Marina. E questo radicale, appunto, quelli che quei giorni, noi più dal suo lettino, ammalato, quasi immobile, ma dal cervello estremamente lucido, esprimeva con le sue parole, con i suoi scritti, veramente una grande energia politica, umana ed etica. E forse se ce ne vorrà parlare di questo o di altro, cedo la parola a Dina Guelbi. Conservo ancora la vignetta di Le Monde. Grazie. Io vengo dal estremo nord, io sono dell'Alto Adige, però amo veramente la Calabria, perché ci sono delle cose molto simili tra la Calabria e l'Alto Adige. Prima di tutto questo territorio di montagne, da voi sono molto diverse, perché da voi le montagne entrano proprio nelle valli, nel cuore della gente.
c'è ancora tantissimo, io direi quasi allo stato brado, il rispetto delle persone che ancora lo fanno con la zappa, perché non si può usare mezzi, motori, dove ci sono le cose pericolose. Ma la Calabria avrebbe veramente bisogno di un aiuto da dentro, da voi stessi, di migliorare, di attirare turismo, perché nella vostra regione le persone potrebbero trovare veramente tanto, tanta salute, tanta bellezza, tante cose da vedere e tante cose anche storiche e dell'antica, ancora dell'antica Magna Grecia. E ci sono tantissime cose sicuramente ancora da trovare. Io credo che ce lo potrebbe dire molto bene questa candidata che sta qui vicino a me. Non vuole parlare. Però se riuscite a votare in tantissimi, voi potreste arrivare almeno fino a lei per mandare tutta quella fila di gente in Parlamento, in Camera dei Deputati. Però ci vorrebbero veramente tantissimi, tantissimi votanti in Calabria. Quindi io chiedo veramente a questi presenti qui di diventare promotori di questa lista Amnistia, Giustizia, Libertà, Amnistia per la Repubblica, non soltanto uno svuota carceri, non è quello, ma ce l'ha detto molto bene Giuseppe e poi anche tu, chiedo se non mi ricordo il nome, Enzo, Emilio Enzo Quintieri, ce l'hanno raccontato molto bene. E quindi io credo che lì bisogna cominciare poi con la riforma della magistratura, che da noi è un globo, una cosa che è troppo chiusa in se stessa, mentre in altri paesi è più aperta e diversa. Non so se in Italia questo si potrà fare. Ma ci sono tante altre cose anche da fare. L'antiproibizionismo, anche qui in Calabria, ma in tutta Italia, deve fiorire. Cioè, dobbiamo diventare antiproibizionisti proprio i parlamentari dentro al Parlamento, perché solo in questa maniera possono essere liberate delle risorse finanziarie tolte alla mafia, all'Andrangheta, alla Sacra Corona e a tutto quello che è di criminale in giro per l'Italia, anche nei partiti, perché questo entra proprio anche nella struttura dei partiti stessi. Tranne nei radicali, perché lì si sa tutto quello che noi abbiamo, tutto quello che facciamo, tutto quello che possiamo fare, tutto quello che vogliamo dire, le nostre comunicazioni sono aperte, voi lo sapete, Radio Radicale registra e voi lo potete sempre sentire, tutto quello che viene detto anche nei nostri congressi, nei nostri comitati, è tutto pubblico. Quindi quello che uno dice, quello che uno fa è pubblico. Una volta qualcuno mi ha detto: sì, ma anche voi avete avuto un tesoriere che ha rubato. Sì, ma noi l'abbiamo denunciato e lui è stato anche punito. Invece ci sono altri partiti che non sanno, forse lo sanno, ma non si può mai sapere, e non si poteva sapere, no, questi soldi poi li ha usati in questa maniera e in quell'altra maniera.
Quindi anche nella politica bisogna liberare risorse che si sprecano. Noi l'abbiamo visto per esempio nel Lazio, dove poi i nostri due consiglieri lo hanno fatto scoprire, peccato, loro avrebbero dovuto farlo subito, immediatamente, senza aspettare che lo facesse Rizzo sul giornale. L'avrebbero dovuto proclamare, fare una conferenza stampa. Io non lo so, sarebbe stata ancora più dirompente, credo. Ma comunque è andata bene anche così. E io vi posso dire, io sono venuta molto molto volentieri qui. Per me prendere il treno è un po' come prendere la metropolitana a Roma. Anche sul treno ho potuto lavorare, ho portato il mio computer, avevo cose da scrivere, internet sul treno non funziona, quindi ho potuto lavorare altro. E, ecco, quindi trovare le risorse, ma trovarle veramente, cercarle. Gli sprechi, per esempio, della politica. È inutile fare firmare la gente, come è stato fatto in tutta Italia, e mandarli anche al comune per firmare lì, perché dovevano essere firme autenticate. Firmare per il dimezzamento degli emolumenti dei deputati o dei consiglieri. Ci sono altre cose. Quello che viene dato a loro, se loro lavorano bene, è speso bene, ma ci sono tante altre risorse che vengono sprecate. È solo l'8% che va ai parlamentari, 8% quello che costa la politica va ai parlamentari, e il 92%, tutto il resto, sono affitti, sono veramente tante volte sprechi. E poi se un deputato, un senatore vuole andare al cinema o all'opera, ma per quale motivo devono avere i biglietti gratis? Io credo i biglietti gratis si potrebbero dare, non lo so, a delle persone povere che non hanno possibilità di godere la cultura. Poi la cultura, io questa è l'ultima cosa che voglio dire, deve essere veramente esercitata e data e fatta fruire ai piccoli, fin dai piccoli, fin dall'asilo. Cultura, non buttare le cose per terra, dare dei messaggi veri di pulizia sull'ambiente, come curare le cose, come stimare e come rispettare l'uno all'altro. Solo in questa maniera si può debellare poi la mafia, l'andrangheta, perché altrimenti solo con la giustizia, solo con la galera non si fa nulla, perché quelle persone che poi marciscono dentro e usciranno dal carcere solo coi piedi in avanti, perché stanno all'infinito per morire, quindi è veramente un giudizio di morte, una pena di morte per molte persone, e ce ne sono tante. Ne ho conosciuto qualcuno anche su a Padova qualche anno fa, quando abbiamo fatto il congresso di Nessuno Tocchi Caino, e io sono stata commossa di queste persone, quanta ricchezza interiore hanno molte persone che stanno dentro le galere, e sono da rispettare, però devono avere anche gli spazi dove possono fare cultura, dove possono incontrarsi, dove possono giocare, dove possono vedere insieme la TV, non stare tutto il giorno dentro nelle celle dove non si possono muovere e soltanto stare su un letto. Questo non è una cosa dignitosa, e le persone in questa maniera non possono e assolutamente non saranno mai migliori, e la società
quando loro escono non li riconoscerà, anche loro si nasconderanno e delinqueranno un'altra volta perché non hanno risorse come continuare a vivere in modo decente. Ecco, io dico queste cose pensando a Welby, perché lui immobile per me è immobile anche una persona che sta ristretto in una cella, che non può muovere nemmeno il suo spirito per dire qualcosa a qualcuno, no, è tagliato fuori, non ha più risorse di comunicazione con nessuno. E io credo che queste persone devono imparare a inserirsi, educarsi, non essere educati, cioè educarsi loro anche con il modo di vivere insieme. C'è bisogno di questo, e quindi per questo motivo c'è bisogno di amnistia per le carceri, per le istituzioni, c'è bisogno di libertà per tutti. Grazie a voi e votate giusto, votate bene, amnistia, giustizia, libertà, e chiedete questo voto a tanti. Grazie Elena Guerri e grazie Marco Pannella per il saluto. E prima di concludere, se ci sono domande o interventi, sono chiaramente ben accetti. Intanto ridò la parola per un'aggiunta a Giuseppe Candido. Maurizio Bologhetti, che non è potuto essere presente per un semplice problema di neve che l'ha bloccato all'atomico e non è potuto andare neanche in Puglia. Volevo dire una cosa: per quanto riguarda il Senato e per quanto riguarda anche nelle regioni dove la lista Amnistia, Giustizia e Libertà, il recente Comitato Nazionale di Radicali Italiani ha approvato nella mozione il fatto che noi staremo a vedere gli altri partiti cosa faranno, le altre coalizioni, soprattutto i leader delle altre coalizioni cosa faranno, se pronunceranno quello che anche il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha chiesto come drammatico e urgente, un provvedimento di amnistia, così però ha fatto, diciamo, non dando un messaggio chiaro alle Camere, ma all'uscita di San Vittore ha detto questa cosa. Bene, noi aspetteremo anche qui in Calabria per capire, noi ci accomuniamo, per molti versi siamo vicini a delle liste che ci sono in gioco, però ancora la parola amnistia fino al momento, fino adesso, l'ha pronunciata solo Silvio Berlusconi, quindi noi terremo conto di questo, ovviamente fino al 23 di febbraio. Grazie. Benissimo. Allora, se non ci sono domande o altri interventi, richiediamo chiusa la presentazione, la conferenza stampa. Grazie a tutti i giornalisti e a tutti gli amici che abbiamo nominato prima per essere stati qui presenti, e l'augurio anche da parte mia che questa lista vada bene in Calabria e nel resto d'Italia. Arrivederci, buon fine settimana e buon carnevale a tutti, tempo permettendo.